appena terminata la partita Bergamo-Civita-Castellana, risultato 3-2 in favore di Bergamo, quindi si ripete a parti invertite il risultato dell'andata. Siamo con Marco Lipparini e Fosco Cicola, un po' per un passaggio di testimone. Partiamo da Fosco. Fosco, era il tuo rientro in Serie A, come è andato questo match? Andavo molto bene nei due set, poi dopo sono un po' calati, sono un po' calato anche in recensione, quindi loro non sono riusciti a giocare meglio, noi siamo giocati forse un po' più scontato, quindi questo li ha fatti rientrare in partita. Il tie break è stato un po' a episodi, siamo partiti molto bene, poi dopo un paio di nastri e due appoggi di tempo nell'altro campo sul free ball hanno fondamentalmente determinato la sconfitta. Io è la prima partita, però non credo che la squadra ci sia, cioè sia un ottimo potenziale, ovviamente non è che scopro niente di diverso da quello che si era già visto in tutto il giro di andata. Sicuramente è mancato anche un pizzico di fortuna in più, credo che l'unica medicina per tutto questo sia lavorare, come stiamo facendo, come facciamo tutti i giorni, ma questo porterà solo dei risultati. C'è ancora un pizzico di emozione da calcare il campo? No, forse la preoccupazione, perché era tanto comunque di non giocare a questi livelli, non è semplice, insomma. Sicuramente spero di poter fare meglio e ovviamente l'allenamento servirà a questo, riprendere un po' di mestichezza, comunque di mantenere un certo livello per tutta una partita, cosa che oggi purtroppo non è avvenuta. Stai bene i primi due set, terzo e quarto non bene, bene il quinto, quindi insomma, andiamo, dai. Marco, allora, sappiamo, insomma, termina qui o fra qualche settimana, insomma, la tua stagione. Oggi c'è stato un passaggio di testimone, sei stato schierato schiacciatore, quindi sei tornato, diciamo, al vecchio ruolo, sei anche entrato, hai dato il tuo contributo in difesa. Allora, diciamo, fai un bilancio di questa stagione, sicuramente sarà pesante per te lasciare, per motivi però più che plausibili, diciamo. Sì, sicuramente è molto pesante lasciare così all'improvviso, non era una cosa preventivata e quindi è dura lasciare così a metà anno. Sicuramente, ecco, diciamo che stavo mettendo un mattoncino dopo l'altro per entrare meglio in questo ruolo, però è arrivata questa chiamata e non era un'occasione da poter prendere. Chiaramente parliamo di una chiamata di lavoro, sì. e non... Quindi Marco, vogliamo dare un messaggio, insomma, a tutti i tifosi che ti hanno sostenuto, che ti hanno seguito. Sicuramente speriamo magari sia un arrivederci, anche se insomma, la distanza era difficile, però insomma, se vuoi dire due parole, ti lasciamo spazio. Io vi ringrazio perché sono stati vicini in questo cambio di ruolo che per me non era sicuramente facile, ma sicuramente tornerò alle partite in casa a tifare cinque. Bene, allora appuntamento al 14 dicembre, prima all'11 con la trasferta di Montecchio, il 14 invece con la Coppa Italia per i quarti di finale contro Castellana e Coppa.